Benvenuti su fisioterapia.com, portale di medicina e benessere. Il dolore al braccio può avere diverse cause, alcune gravi, altre meno importanti. A livello muscolo-scheletrico, il paziente potrebbe avere delle contratture. Le contratture possono essere causate da dei lavori eccessivi, come per esempio un eccesso di esercizi in palestra o dei lavori a cui il paziente non è abituato. E potrebbe avere dolore a livello del deltoide, quindi questo muscolo, del tricipite, del bicipite o dei muscoli dell'avambraccio. In questi casi serve sicuramente riposo attivo, cioè non bisogna bloccare completamente il braccio, ma bisogna muoverlo solo per l'attività della vita quotidiana, e un massaggio o degli altri rimedi, come per esempio il kinesiotaping, la tecarterapia, che permettono di rilassare il muscolo. Inoltre, un disturbo che si verifica spesso a livello del braccio è sicuramente la tendinite. La tendinite è l'infiammazione di un tendine. Si può verificare per esempio a livello del bicipite, e per questo esiste un test. Si chiede al paziente di stendere il braccio davanti al corpo, il terapista spinge verso il basso, il paziente spinge verso l'alto. Se sente dolore a questo livello significa che il test è positivo. Ma ci potrebbero essere delle tendiniti anche a livello del gomito, quindi il paziente potrebbe avere per esempio l'epicondilite. E per fare il test bisogna valutare gli estensori del polso e i supinatori dell'avambraccio. Quindi paziente di fronte al terapista, si prende la mano del paziente, il gomito deve sempre essere attaccato al petto, e da qui si chiede al paziente di ruotare la mano verso l'esterno in questo modo. Se il paziente ha dolore, il test è positivo per i muscoli supinatori dell'avambraccio, e poi dalla stessa posizione si chiede al paziente di sollevare il polso in questo modo, e qui si vede che c'è un test positivo per gli estensori, questa volta del polso. Per l'epitrocleite, che invece è l'infiammazione dei tendini pronatori, cioè che fanno questo movimento, e flessori del polso, bisogna effettuare questo test. Quindi si tiene sempre il gomito a contatto col petto, si chiede al paziente di ruotare il polso e l'avambraccio. Se sente dolore a questo livello, il test è positivo. E poi si chiederà al paziente di piegare il polso in questo modo, verso lato, così. Se sente dolore sempre intorno all'epicondilo mediale dell'omero, significa che il test è positivo, questa volta però per i flessori dell'avambraccio e del polso. Il paziente potrebbe avere anche una frattura, cioè una lesione dell'osso, che si può verificare in ogni osso del braccio. In questi casi ci vuole del riposo, dell'immobilizzazione, in particolare se la frattura è scomposta, per permettere di formarsi al callo osseo. Appena possibile è fondamentale il movimento, sono fondamentali gli esercizi di fisiochinesioterapia per riprendere, oltre alla flessibilità, al movimento del braccio, anche la forza, e per ritornare prima alle attività quotidiane. Si può avere anche una distorsione o lussazione, in particolare la lussazione del braccio o del gomito sono eventi molto dolorosi, molto traumatici, che capitano generalmente con delle cadute in avanti con il braccio disteso, e si può avere anche una distorsione del polso con una caduta, oppure quando uno sportivo gioca, per esempio durante la pallavolo. E anche questi sono degli infortuni che guariscono in molto tempo, e questi sono i principali motivi di dolore al braccio. E poi ci sono altri motivi meno frequenti, però esiste un motivo molto grave, che è la lesione del nervo. La lesione del nervo è un evento abbastanza raro a livello del braccio, capita soprattutto a chi cade in motocicletta, perché è un tipo di caduta traumatica molto forte, che può provocare la lesione anche del nervo. In generale si può avere un problema di nervo causato dalla sindrome dello stretto toracico, cioè i nervi che originano dal collo, che possono essere intrappolati tra la clavicola e la prima costa, oppure dietro ai muscoli scaleni, che si trovano qui, nella parte anteriore del collo, oppure dietro al piccolo pettorale, che è questo muscolo. Uno spasmo di questi muscoli potrebbe provocare la compressione del nervo e quindi dei sintomi sia vascolari che nervosi a distanza. E sotto la clavicola passano anche le vene e le arterie, e quindi ci potrebbe essere anche una minor circolazione.
E questi sono i principali problemi nervosi. È molto raro un paziente che abbia un'ernia cervicale che va a premere sul nervo, perché generalmente c'è un minore, c'è abbastanza spazio per i nervi anche in caso di ernia, e l'ernia è una sostanza assolutamente gelatinosa, quindi assolutamente morbida, e una pressione di questa sostanza difficilmente provoca i sintomi. In caso di infiammazione conseguente all'ernia ci potrebbe essere un problema irradiato fino al braccio e alla mano, che come tutti gli altri problemi dei nervi provoca, oltre al dolore, anche il formicolio alla mano, la perdita di forza, di riflessi e di sensibilità. Grazie per l'attenzione.